e ci inoltriamo subito nei primi gruppi che partecipano alla sfilata. Iniziamo con il gruppo degli Spazzacamini. Gruppo degli Spazzacamini, qualcosa sulla storia di questo gruppo, Gianni? Sì, brevemente, è stato fondato nel 1979, è il più giovane gruppo del Carnevale Mugesano, nato nella scissione di un nucleo a sé stante della compagnia Ongia. I risultati ottenuti dal gruppo sono stati sempre di alto livello. Questo è il primo, la prima compagnia che sfila in questo 33esimo Carnevale. Il titolo di questo gruppo è importante saper comunicare. Si tratta delle più importanti tappe della storia delle comunicazioni dai tempi più antichi fino ai giorni nostri. Si parla comunque di postini, di gente che porta le lettere in giro, di gente che deve comunicare con gli altri. Questa prima parte, c'è il messaggero degli dèi, Mercurio, il simbolo delle comunicazioni. È seduto alla guida di una grande chiocciola, il postino. Un gruppo di postini davanti che sta portando in giro delle cartoline del Carnevale Mugesano 1986. Subito dopo il tam tam, uno dei primi sistemi di comunicare agli altri le proprie sensazioni. Ecco il tam tam. Comunicare e comunicare anche con i segnali di fumo, come si vede, molto fumo, molto fumo. Ed ecco gli indiani che comunicano con le loro fumate. Ecco, gli unici che forse stanno caldi, no? In questa giornata fredda qui a Muggia. La temperatura comunque è sopra lo zero, quindi questo ci consola. Siamo già qui quasi da tre quarti d'ora, infreddoliti, ma il freddo naturalmente scemerà per dar posto alle bellezze di questo carnevale. Ed ecco ora l'Elettra, ecco il capitano Marconi, il nostro Guglielmo Marconi, mentre porta avanti l'Elettra, e altro simbolo delle comunicazioni. Un capitano molto indaffarato a salutare soprattutto, e sta segnalando soprattutto un SOS. Oltre alle 10 compagnie che sfilano per questo carnevale, ci sono a coda, aggregati, anche delle maschere singole e dei gruppi singoli, molto, molto belli. Osservate l'originalità e le trovate di queste maschere. Ed ecco un gruppo multicolore, varie lettere che vengono spedite dopo il telefono, e il telefono che serve a comunicare sia allegria e sia motivi frivoli anche. Il telefono negli anni 30 è anche un sistema per comunicare, per dire agli amici voglio ballare, voglio divertirmi. Subito dopo vediamo la banda del gruppo folcloristico Refolo, la banda del gruppo folcloristico Refolo di Servola, da anni gemellata con gli Spazzacamini. Una banda che ha una lunga storia e che è una delle migliori bande che si trovino oggi a Trieste. È diretta dal maestro Fabio Benolli. Naturalmente rappresentano quelli che sono i latori di qualche comunicazione anch'essi. Thank you.
Qui invece ci troviamo davanti a una comunicazione con l'aldilà, il tavolo di un medium. Il tavolo di un medium qui si comunica invece con l'aldilà. Comunque, lo ripetiamo ancora una volta, l'importante è saper comunicare il tema della compagnia Sottacamini che apre la sfilata di quest'oggi, preceduta dai ragazzi del pattinaggio Dolly. Ecco il tavolo della medium che sta ballando naturalmente e che si cerca di fermare, ma non succede nulla, non succede nulla. Mentre siamo passati con quella che è la videomania a un certo momento, e quello che succede davanti ad un televisore. E il papà che purtroppo non riesce a togliersi dal video, ed ecco quello che mostra il video, lo vediamo a questo punto, tutto quello che c'è dietro al video, la videomania, un po' la comunicazione in diretta di quelli che sono oggi come oggi i rapporti nella famiglia. Volevo elencare anche i soggetti delle altre compagnie, il Bulli e Puppe presenteranno Luna Park, Longia, Bianco e Nero, questi i soggetti, più che cisti, Papagalche o Rasè, Mandriol il Bugiardello, Lampo for Africa, Spasimo lavorar fa mal de schiena, Bellezze naturali, Amazzonia ultimo Eden, Brivido insettissima e l'ultimo La Trottola con l'Oriente Express. Ed eccoci ora sul carro del gruppo Spazzacamini. Qui si parla di comunicare, ma comunicare con gli esseri ultraterrestri, con qualcuno che è al di fuori della nostra portata, e naturalmente le comunicazioni non servono, ci sono dei gesti particolari che si fanno capire da tutti. È un po' il mondo, il nostro mondo, tra il mondo nostro e quello degli alieni, degli ultraterrestri, che ci porta ad un tipo di comunicazione non sempre chiaro, ma abbastanza intelligibile. Che vuoi, che vuoi, che vuoi? In attesa.